Allora, Agostino, una scorciatina? No, mi dispiace, non se ne fa niente, guarda. Vuoi vedere? Oh, Fabiano, che fa ancora freddo. Basta, dai. Va bene, ecco. Cosa hai inventato adesso? Oh. Ancora non lo so. Forse ci prendo gli uccelli. O le ranocchie. In Francia nel 1923 si consumarono ad esempio 4.300.000 quintali di frutta. Così vai bene, dai. La mamma non c'è riuscita, ma vedrai come ti faccio bello io. Mi raccomando, sfumatura bassa. Sì, sotto zero. Notizie sportive, calcio. Il segretario del Partito Nazionale Fascista, Ettore Muti, ha inviato al capitano della Nazionale, Giuseppe Meazza, il seguente telegramma. Oggi 9 febbraio 1940, decimo anniversario del tuo glorioso debutto azzurro, ti giungano gli auguri del Partito Nazionale Fascista e di tutti gli sportivi italiani. Fate presto, ragazzi, il teatro mica vi aspetta. Su, forza! La Tosca è sempre la Tosca, la sappiamo a memoria. Mario, che fai? Su, alzati! Oddio! Assassini! Me l'avete ucciso, vigliacco! Ma tu dovevi pur salvarlo! Ingannarvi dovevo, Tosca, e fucilarlo! Ah, la belva! E non posso più ucciderlo! Ucciderlo? Chi? Il vostro Scarpia! Sì, l'ho ucciso io, con una coltellata al cuore! E vorrei ancora avere quel coltello, e piantarlo, e torcerlo nella ferita! Se l'aveste ucciso, la vostra vita sarebbe poca cosa per farvela pagare! Ah, la mia vita! Prendetevela, che non abbia più l'orrore di vedervi! Sgherri infami, di una più infame tirannia! Popolo infradiciato che lo sopporti! Sole vigliacco che gli dai la tua luce! Anche noi oggi viviamo come schiavi. Un giorno pagheranno per tutti i loro misfatti, perché hanno calpestato il popolo italiano, perché togliendo a noi la libertà hanno firmato la loro condanna a morte! È morta ai tiranni! Buonasera, giovanotto. Posso aiutarla? Ha perduto qualcosa? No, no, niente. E allora? È che veramente, se non fa disturbo, vorrei conoscere la signora artista. Mia moglie o mia figlia? La Tosca. Buonasera, sono Lucia Sarzi, la Tosca. Cervi Aldo, lei è proprio una brava artista. Grazie. Sole, vigliacco, che le dai la tua luce. A questo punto doveva parlare lo sbirro. Invece ha continuato lei. Ma a noi attori capita, sa, mio padre non si ricordava la battuta, io cercavo di aiutarlo, sì, perché... Sì, ma quello che diceva era più bello della Tosca. Allora... Lei ha capito quello che dicevo. Ha capito cosa volevano dire quelle battute. Non sono mica uno stupido, sa. Altro che se ho capito. Io ho avuto paura per voi altri. Eh beh, sì, qualche noia ce l'abbiamo avuta. Un po' di tempo fa ci manda a chiamare un commissario. Facevamo l'Amleto. E mio padre, invece di essere o non essere, diceva: ma finisce o non finisce? Che cosa non finisce, fa il commissario?
E da allora non si fece più l'Amleto. Allora abbiamo cambiato repertorio, no? E certe cose cerchiamo di farle dire alla Tosca, allo Scampolo e persino alla cieca di Sorrento. Sì. Non sarà molto, ma qualcosa arriva sempre. Sì, però è un bel rischio. E se vi fanno chiudere? Eh già, bisogna stare attenti. Ma ne vale la pena, sa. Tanto è vero che lei è qui. Io non faccio altro che cercare gente come voi altri. Ah, una bella fatica coi tempi che corrono. Ma no, ma perché mi prendi in giro? Dico sul serio. Ce ne fossero di donne come lei in Italia. Se Hitler avesse avuto contro le donne, non starebbe mica facendo tutte le porcherie che fa. Certo, sarebbe bello se tutte le donne si mettessero insieme a dire no. Se imparassero a protestare. E lei, allora? Io? Ma, vede, intanto a me mi aiuta il mestiere che faccio. Sa, noi recitanti giriamo dappertutto. E poi, nella mia famiglia c'è sempre stato il senso della giustizia. Noi siamo gente di campagna. Ma a casa mia tira la stessa aria, tutti, sa, uomini e donne. Allora, non ci sarà difficile andare d'accordo. Sai, io alle volte trovo persone che non ci voglio proprio parlare. O altri che starei le ore a cercare di convincerli. Ma di che cosa posso convincerla, lei? Io avrei voglia di raccontare tante cose, ma non so da dove cominciare. Lo so io. Che aria tira a casa tua? Ma si può sapere che cosa ci volete fare su questa mia terra? Il livellamento! E che roba è? Oh, te lo spiego io. Che roba è? Se la rivegliamo da più coraggio! Una biolca livellata da foraggio per 50 quintali di latte all'anno invece di 20! Ma chi lo dice? Sta scritto qua! Ma chi lo dice? Un manuale di agrario! Tutte boiate! Ma perché non leggi? Leggi! Leggi, ignorante! Che conviene che a te! Questa terra l'ha avuta così da mio padre, ma così deve restare! Noi invece siamo per le novità. Sono stufo delle vostre prepotenze. No, mantello! Va via, se no ti ammazziamo! O fate come vi dico io, ve ne andate! Va bene, ce ne andiamo! Facciamo San Martino fra un mese! Thank you.
voglio sposare. Te cosa ne pensi? Tu o Cervi Gelindo? Guarda che non ti puoi più tirare indietro, è scritto e firmato. Cosa vuoi? Fatela via! Lasciami stare! Fatene! Dai, sta buona! Sei un vigliacco! Vai da quell'altra, da quella befana! Lasciami stare! Lasciami! Vieni! Sono indecisa fra te e un altro, è un certo... Non voglio sapere chi è. Vai da lui, guardatelo bene, vedi se ti piace più di me e poi mi fai sapere. Sì. L'acqua! 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 Papà! Aldo! L'abbiamo portata! L'abbiamo noi! Ce l'abbiamo fatta! Siamo ricchi! Ce l'abbiamo fatta! Tra le rose in fiore, l'idillio incominciò, e furono baci, carezze audaci, poi le follie della passione. T'amo e la sussurra, e un bacio ardente la fa tremare, e dal suo dolce amore sussurra ogni or così. Amami, amami con passione, prendimi, stringimi con ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, è so per te il mio cuore. Portalo, mollate! Margherita? Sì? Ti piace quell'altro? Sì. Va bene, allora tanti auguri. Antenore? Ma dai che non è vero. Mi piaci più te. Stupida! Allora corri! Questa qui me la voglio sposare subito. Mo subito non si può. C'è da far la foglia e siamo tanto in pochi. Beh, con me sarete molti di più. Dai. Senti un po', papà, visto che continuano a darci dei matti, noi firmiamo l'ultima cambiale e ci pigliamo il trattore. Porca, ancora una. Ma sì, facciamogliela vedere a questi farlocchi, non fanno altro che riderci dietro. Allora siamo d'accordo? Va bene. È bello, è bello! Rifate gli occhi qua sopra! Thank you.
E tu? Io non sono sposato. Ma sono più sposato di loro. Perché non aspetti l'arrivo? Io una volta ho visto passare il Giro d'Italia, non me ne è importato niente. A te piacciono le corse? Ma io quando corrono questi ragazzi mi diverto sempre. E allora perché non sei lì? L'hai letto quel libro? Sì. Vedi, me lo porto sempre dietro. Però ho faticato, non ho capito tutto. Perché non me lo spieghi? Ma cosa vuoi che ti spieghi? Dai. Ella era alta e un po' curva. Il suo corpo pesante e impacciato, rotto dal continuo lavoro e dalle percosse del marito, si muoveva senza rumore, sempre di fianco, come se avesse temuto ad ogni istante di urtare qualche cosa. Era rendevole, triste e sottomessa, e per le guance le scorrevano le lacrime. Non è difficile. Una madre. Come se si trattasse di mia mamma, di tua mamma. Così è facile. Ma ho paura che solo perché me lo fai capire te. Va bene lo stesso, no? Ma tu che pensi di me? Sei una bella ragazza e che non sei mica stupida come dici. Oh, per essere stupida sono stupida. Ma dimmi la verità, credi che sono sfacciata? Beh, un po'. Hai visto? E invece devi sapere che in vita mia non ho mai avuto un fidanzato. Poverina, perché? Sei stata malata? Ma che malata? No. È che da quando ho visto te non mi piace più nessuno. Se ci conosciamo da 3 giorni. Sì, è da quando avevo 10 anni che ti guardo. E non te ne sei mai accorto. Allora sono proprio un barlocco. No. È che non ti piaccio. Non mi piaci? Piaci tanto tu. Ci farai un figlio con te. E allora sposami. Non posso. Ma è difficile da spiegare. Quando me lo spieghi tu capisco tutto. E per principio. Vedi, io sono contrario al matrimonio così come adesso. Ma non pensare che sia una scusa. Se me l'avessi detto un altro, sì. Ma tu no. Si sceglie un legame perché lo abbiamo voluto noi. E non perché ce lo impongono il prete o la legge. Sì, l'importante è volersi bene. Poi c'è un altro motivo. Non mi sento di legare la mia compagna ai miei rischi. La tua compagna? Sì, proprio te. Ma non mi voglio approfittare. Se è vero che mi vuoi bene. È vero. E allora non ti approfitti di niente. Aldo. Sono mesi che ti vedo così. Eppure lo sai che con me puoi parlare sempre. Non è niente.
Eh no. Su, parla. Non ti dispiace? Se ve le porto qui. Tutte e due. No. Oh. Andiamo. Io ho paura, non ci voglio venire. Io sono contento che sia arrivato questo giorno. Vedrai, la mamma è una donna che capisce. Ma se qualcun altro dovesse dire le solite cose, non ti preoccupare, capito? Che gli rispondo io. Andiamo. E vieni. Eccolo qui, il quinto nipote. Ma questo assomiglia più al nonno che al padre. Vieni, figlia mia. Questa è casa tua. Ciao. Benvenuta. Però, bel coraggio. Vorrei conoscerla, una ragazza borghese capace di fare altrettanto. Poi tua madre, questa famiglia che l'accoglie così in casa col figlio. Siete gente simpatica, eh? Beh, li conoscerai. Ma insomma, questa Lucia Sarzi non è mica una matta che fa propaganda solo quando recita. È una persona seria. Un attivista. Fa parte del movimento clandestino. È collegata col centro. Capito? Noi fino ad oggi abbiamo lavorato da soli, alla buona. Ma ci vuole altro per smuovere le cose. Però questo non è un gioco. Noi abbiamo la terra, le mogli, i figli. Più ci allarghiamo e più aumentano i pericoli. Va bene, va bene. Ma a noi chi ce lo fa fare? Te lo sei mai chiesto? Io sì. Perché non se n'è mai parlato? Ma allora spiegatemi perché proprio io. Ma cosa vuoi spiegare a questo punto? Sei tu che lo devi sapere, dentro. Ma lo so come te, lo so. Ma so anche che c'è il lavoro da fare e noi stiamo qui a perdere tempo. Tutti gli altri stanno buoni, tranquilli. Perché soltanto noi? Proprio perché stanno buoni capisco che sbagliano. A me mi dispiace per la Margherita. Ma io anche se finisco in galera, mi basta trovare un chiodo, un fiammifero e me la cavo sempre. Io ci sto. Anche senza chiodo. Andavamo sempre d'accordo. Ci mancava la politica. Siamo sette. Lo facciamo in quattro. Gli altri tre lavoreranno un po' di più. Peccato. Perché sette era un bel numero. E poi, non c'ho mica l'assicurazione che campo 100 anni io. Ma sì, campa tranquillo. Poi, guardate, per me... noi non vogliamo mica obbligare nessuno ad andare in galera
o a rischiare la pelle. Non voglio che vi mettete nei guai. Vi voglio vedere tutti qua, insieme, come siamo sempre stati. Le nostre ragioni sono buone, ma siamo sette qua dentro e la pensiamo allo stesso modo. Ma scusa, non fanno il loro dovere? Sciupano i soldi? Allora, dimmelo tu cosa dobbiamo fare. Mandarli via perché vogliono la giustizia? Beh, cosa facciamo? Lo so che sono giusti. Gli altri no. E io ho paura. Allora è deciso. Ve la sentite veramente di farlo? Sono pronti. Ciao. Salve. Vai. Come ha detto il Duce, i figli d'Italia hanno fame di terra. La patria avrà il suo posto al sole. Tra poco Sua Maestà il Canone, che sarà invitato a parlare. La non belligeranza non può essere eterna. Questa è la dura... Dai, dai, come fanno le parole? E ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor dei nostri figli. Aldo, Aldo, ma lo sai che da quando lavoriamo insieme io recito persino meglio? Mi va tutto meglio. Senti, secondo te su 1000 manifestini quanti ne arrivano? Beh, certo, lo sai, è un lavoro lento il nostro, va avanti piano piano, ma poco alla volta arrivano. Arrivano? Sai? Arrivano, sì. Ma io penso che ci vorrebbero dei secoli per convincere tutti a forza di manifestini. Gli italiani dormono, sono 18 anni che dormono. Lo so, Aldo, hai ragione. Ma cosa possiamo fare noi? Come facciamo a parlare a milioni e milioni di italiani? Pensa. Salti in aria la Casa del Fascio di Reggio Emilia. Magari. E nello stesso giorno, alla stessa ora, saltano in aria altre Case del Fascio. In Piemonte, in Toscana, in Sicilia, 10, 20, 30, tutte insieme. Certo che i giornali ne parlerebbero. E anche la radio. È una cosa così, quelli là mica potrebbero metterla sotto silenzio come fanno sempre, eh? Aldo. Tra qualche giorno arriva un compagno dalla Francia. Parliamone con lui. Capite, le condizioni storiche non sono favorevoli. Non siamo in grado, non possiamo correre troppo. Ma secondo me qualcosa di grosso ci vuole. Qualcosa che dia fiducia alla gente. Ma noi la cerchiamo, la fiducia della gente. La cerchiamo giorno per giorno. E questo ti pare che basti? Ma non so, forse si potrebbe tentare qualche azione più diretta, più provocatoria. Lo sai, il tempo lavora per noi. E se lavorasse per loro? Ma che, un ciclo storico non è eterno. Nel 19 l'occupazione delle fabbriche fallì e invece della rivoluzione ci trovammo di fronte allo squadrismo. Nel 22 ci schiacciarono, ma ora sono condannati a entrare in guerra. Si sono scavati la fossa con le loro mani e quando entreranno in guerra la gente aprirà gli occhi. E non sarebbe meglio se riaprisse prima? Perché lei cosa fa? Io cosa faccio? Non lavoriamo tutti perché la gente capisca? Ma sì, questo lo so. Ma io penso che non basta. Tant'è vero che voi siete convinti che solo la guerra può risolvere.
purtroppo è inevitabile. È la conseguenza della loro politica. Aldo, noi non possiamo permetterci di rischiare le nostre possibilità future con delle azioni anarchiche, che poi si ritorcono sempre contro chi le fa. Abbiamo una linea e dobbiamo seguirla, anche tu. Si può uscire, è arrivato il camion. Sì, è in gamba, ma un po' discutibile. Ci sarà molto utile fra poco, vedrai. Però tu sei responsabile oggi, devi guidarlo. Ma faremo come dice lui, ma io non sono mica d'accordo. Ferrari non avrebbe detto queste cose. Ricorda, non bisogna mai dargli tregua, non fermarsi mai. Fargli sempre sentire il peso della nostra presenza. Con il lavoro, con la parola e con le armi se è necessario. Tu sei stato in carcere? Sì, 10 anni fa, quando ero di Reva. Ma dovrei ringraziare chi mi ci ha mandato. Sai, io ho fatto solo la terza elementare e la galera è stata la mia università. Mettete lì, quella è la tua branda. E lì c'è il buiolo. Dunque, a che punto eravamo rimasti? Tu che vuoi? Sentire anch'io. Sì, per fare la spia. La spia! Fermi! Siete impazziti? Ha ragione lui. Spia è una parola che non si deve dire qua dentro. Ma lui questo faceva. Spiava. Sì, sì, torna al tuo posto ora. Senti. Vieni qua. Dai. Perché sei in carcere? Ero di guardia, un sergente che mi voleva fottere per provocarmi non disse la parola d'ordine. E allora io ho sparato. Alla testa? Ma no, a una mano. Poi lui in tribunale ha imbrogliato le carte e gli hanno dato ragione. Se lo ammazzavi, ti levavi un testimone a carico. E avevi 15 giorni di licenza premio, guarda un po'. Nel pieno rispetto del regolamento. Per me è meglio così. Chi lo sa? Non bisogna mai fare le cose a metà. Che scuola hai fatto? Quella dei campi. Io 8 anni fa, quando sono venuto qui, ero proprio come te. Perché non le fai fruttare, queste tue prigioni? Vedi, noi cerchiamo di istruirci, di capire di più. Discutiamo. Ma a me le chiacchiere non mi sono mai piaciute. I libri... I libri? Quelli mi interessano. Ecco. Leggi questo. Potrebbe chiudersi senza rivolgere. Hai letto il libro? Sì. Che ne pensi? Non sono d'accordo. Non sarei mica d'accordo con quello. Però lì mi fa schifo. E allora? Io sono cattolico.
la santità della patria. La parola è questa. Ecco, vede, a questo punto bisogna ricoverarlo. Lo faccio portare in infermeria, ci pensiamo noi. Signor Maggiore, da un mese che va avanti questa storia. Se lei non lo fa ricoverare immediatamente in sanatorio, o è un imbecille o un assassino. Ti potrei mandare sotto processo per questo. Va bene. Ma preferisco fingere di non aver sentito. Dottore, adesso basta. Ha ragione lui. Lo faccia trasferire immediatamente in sanatorio. Era una cosa che avevo già deciso. Avanti. Hai fatto bene a chiamare il prete. Hai visto che la carità cristiana serve a qualcosa? Certo, qua dentro bisogna sfruttare tutte le possibilità. Solo che tu certe cose non le vuoi capire. Ma come, lo so benissimo che quello è un buon prete. Ce ne sono tanti. Ne conosco qualcuno anch'io. Ma la carità cristiana mica ci libera dal fascismo. La lotta ci vuole. E chi lotta oggi, dentro e fuori, siamo noi. E quelli che stanno con noi. Quel libro che hai letto, quello ci ha insegnato. E tanti altri libri. Sì, ma anche noi siamo contro. Ci hanno sciolti i sindacati bianchi, tutte le associazioni. Ma poi è venuto il concordato e hanno messo tutto a posto. Me ne dicono i Gagliardetti, c'è l'uomo della provvidenza. E così il fascismo si è rafforzato. Hai mai pensato cos'è il fascismo? Beh, sì, lo vedo cos'è. Ah, mica tanto. Tira via le camicie nere, le teste da morto, i menefrego, i cortei, quella roba che non conta. Ma pensa a chi fa comodo, invece. A voi altri contadini, agli operai, alla povera gente. E la Chiesa oggi, da che parte sta? Ricordati, non bisogna mai dargli tregua, non fermarsi mai, fargli sempre sentire il peso della nostra presenza, con il lavoro, con la parola, con le armi se necessario. Con questi qui, cosa vuoi convincere? Salve. Si può avere un libro? Non sono ancora pronti. E questi? No, questi non sono buoni. Ma... Tu sei un Manzotti, no? Sì, Walter. Scrivo? Sì. Ritorna, eh? Senti, per avere dei libri cosa devo fare? Ti scrivi, ti diamo la tessera e poi ritorni qua e prendi il libro che ti serve. Quando vengo con la tessera lo posso ritirare. Prova a leggere questo qui. Poi magari una sera ci incontriamo, ne discutiamo. Ho capito, per me va bene. Il tallone di ferro. Poi ne parlavamo, discutevamo. Ci pareva chissà che cosa. Di cambiare il mondo. Ma è stata una cosa bellissima. Sai come finì? Che ci fecero chiudere. Sono sicura che è servito. È molto più di quello che tu credi. A che cosa? Il fascismo trionfava, gli davano ragione anche all'estero. Il volo del decennale, l'impero, Marconi in orbace, l'Italia campione del mondo di calcio, sì. Ce ne sarebbero volute 100, 1000 di biblioteche come la nostra, in tutta Italia. Sempre lì tu batti, sulle cose impossibili. Ma siamo noi che ce le facciamo impossibili. Cosa credi di fare con questo lavoretto di talpe? A me dà fastidio che tu disprezzi queste cose. Perché così disprezzi tutti quelli che per farne vanno dentro
E disprezzi anche me, che sono anni che faccio questo lavoretto di talpe. Ma chi ti credi di essere? Credo di essere uno che non ne può più. Non ne può più di aspettare, di sentire chiacchiere. E anche di te. Ho capito. Se non mi sfogo con te... Ma proprio quella borsa. Oh, senti, la prima che ho trovato aveva la testa chissà dove, poi anche per colpa tua. Sì, adesso è colpa mia. Va bene, ho capito, lo so, ho sbagliato. Pago io, sulla targa c'era il mio nome e mica il tuo, sai. Lucia, scena. Lasciami in pace. Ma tua madre non sa più cosa inventare, sta andando al soggetto. Su, vai avanti, vai. Dov'è che l'hai lasciata? Sotto una panca nella sala d'aspetto, quante volte te lo devo dire? Aldo, scusami, sai. Li lascio qui. Abbiamo trovato questa borsa. Chi è che l'ha perduta? Io, è mia, sono venuto a riprenderla. Momento, cosa contiene? Beh, niente di importante, carte, documenti. Vediamo un po'. Un'altra volta stia più attento. Siamo stati fortunati. Pensa cosa accadeva se li scoprivano. Devo stare più attenta. Da un po' di tempo che faccio un sacco di fesserie. Potevo mandare in galera 20, 30 persone che nemmeno conosciamo. Quante volte al passaggio delle squadracce fasciste abbiamo visto il volto disperato dei contadini. Le braccia alzate delle donne contadine in mezzo ai filari devastati. E secondo me dovrebbe finire qui. Sì. Sai, hai ragione. Noi due non possiamo permetterci di perdere la testa. Il giro in Piemonte non si poteva rimandare. Lassù sarà senz'altro più utile. Qui ormai possiamo fare da soli. Beh. Ciao. Ciao.
voi. Il primo che ne parla male è un traditore. Ma di chi? Della mia ernia. Mi ha salvato. Magari ce l'avessi io la tua ernia. E pensare che questa roba qui l'hanno stampata, timbrata, spedita, mentre noi stavamo qui a lavorare. Dove ti devi presentare? A Conegliano Veneto. A me mi hanno riformato a Parma. Mm? E adesso mancano solo le vostre firme. Prima la signora. Pardon, la signorina. Com'è andata? Ho firmato che non è più mia figlia. Ma cosa dici, Verina? È sempre tua, sai? È servito soltanto per non farmi andare a fare il soldato. Ferdinando ha salvato Aldo Antenore con la sua ernia. Ma io come potevo fare? E lì per l'esonero ci vogliono perlomeno 4 figli. Ma mia moglie è riuscita a farne soltanto 3. Oh, e guardami. Credi che te l'avrei fatto fare se era una cosa sbagliata? No. Hai visto che è servito a qualcosa che non ci siamo sposati? Andiamo, va. E così non si dovrebbe andare in guerra. Ma le bombe che ci buttano non vanno mica solo in testa ai fascisti. Pigliano donne, bambini. E se non ci difendiamo da noi, chi lo fa? Qui non c'entra più fascismo o antifascismo. E se mancano anche i soldati? Chi li difende? La terra, le case, le persone? Calma, calma, ragazzi, ragionate. Quelle bombe lì, anche se le buttano gli inglesi, è come se le tirano i fascisti. Sono anni che cerchiamo di capire insieme queste cose. Ma scusa, non l'ho mica firmato io il patto d'acciaio. Hai dichiarato tu guerra alla Francia? E tu sei l'amico di Hitler. Sì, ma se gli altri mi danno del vigliacco, che cosa gli rispondo, secondo te? Ha ragione. A far la guerra ci vanno tutti. E perché ci vanno tutti dovrei andarci anch'io. Ah, tu parli bene perché sei vecchio e a te non t'hanno chiamato. Se mi chiamano mi taglio un dito. Sta tranquillo. Che con questa si sfogano. Quel giorno lì, guarda, il primo che dice guerra, giù botte. Sì. Sì. Non vuoi un po' lavorare, vai. Ma uno come fa a far vedere che non ha paura? Te lo dico io. Vado dal segretario del fascio. E gli dico, vediamo chi ha più coraggio. Andiamo sul campanile e ci buttiamo giù. Oppure vai a Berlino. Entri nell'ufficio di Hitler, gli dici sono Cervi Ovidio e gli spari in testa. Ettore, cosa fai? Vieni avanti, entra. Ettore. Dai, siedi qui. Ma guarda lì come ti sei conciato. Ma lasciatelo stare. Vuoi mangiare qualcosa? Su, preparagli qualcosa da mangiare. Anche un po' di vino. Quando devi partire? Domattina. Ti accompagno io alla stazione. Ma sì, ti accompagniamo tutti. Scusate, io davanti agli altri mi vergognavo di farmi riformare. Ah, sì. Come facevo? Ma sono sicuro di una cosa, sparerò sempre in aria. I vecchi disfattisti non ci preoccupano, quelli sono sempre stati contro, ma non si muovono. Ma è ai giovani che bisogna stare attenti, si agitano troppo. Per quella gente lì, le sberle non bastano. Tagliare bisogna, commissario, tagliare! Leggete qua quello che scrivono. Ma avete le prove che sono loro? Eccoli qua. Toh, io so chi sono, ma le prove dovete trovarle voi. Sorvegliarli passo passo, non mollarli mai. Grasselli Vittorio, Borciani Odetto, Franzini Raul, Davoli Caserio, Cervi Aldo.
Cosa fai qui? Sono venuta io. E poi volevo vederti. Cos'è stato? Hanno arrestato tutti dai Borciani. Hanno sequestrato il ciclostile e il materiale. Sono venuti anche da noi. A cercarti. E Gerindo? Per prudenza, stanotte dorme fuori. Sono venuti solo per te. Sti boia di neri! Ma prima o poi doveva capitare. In casa ne abbiamo parlato tanto. Devi andare dai Sarzi. Dai Sarzi? Dove ti puoi nascondere meglio? In mezzo a tutti quegli artisti? Già. In mezzo a tutti quegli artisti. Sono contenta che tu sia tornato. Anch'io sono contento di rivederti. Noi siamo qui di passaggio e non conosciamo a fondo la vostra situazione. Però il 1° maggio è vicino. E in qualche modo bisognerebbe approfittarne. Eh sì, come? Il terreno gli scotta sotto i piedi. E dopo gli scioperi di marzo a Milano e a Torino, qualsiasi colpo gli si dà, anche piccolo, avvicina sempre di più la fine. Noi abbiamo pensato di mettere la bandiera rossa sulla torre del municipio. Sì, va bene. Però a questo punto ci vorrebbe la partecipazione della gente. Ma è proprio impossibile fare un corteo. Non so, casomai ci si incontra sparpagliati in un punto per strada. 10 minuti di sfilata e hanno arrestato Andreasi mezz'ora fa. Andiamo via. Da domani la compagnia è a Pinerolo. Per qualsiasi cosa siamo lì. Ciao. Ciao. Tira! Tira! Tira così! Pensi che ce la facciamo a finire per questa sera? Credo di sì. Vai, vai! Dio mi castighi se io potrei mai fare un torto a mio marito. Neanche per tutto l'oro del mondo. Lo so, mia signora. Oh, Emilia. Io però sono convinta... Ma io però sono convinta che la colpa... Se le mogli fanno marrone. Buonanotte, Emilia. Dio mi conservi la disposizione a trarre non il male dal male, ma dal male il bene. Questa, mio cuore, questa è la cagione. Casti pianeti che lassù splendete, fate che io non pronunci il suo nome. Un bacio, l'ultimo, ella si desta. Otello. Desdemona, recitaste le preghiere della sera? Sì, mio signore. Se vi ricordate di qualche colpa della quale non chiedeste perdono a Dio, fatelo e presto. Non vorrei uccidere la vostra anima. Voi parlate di uccidere. Voi parlate di uccidere. Aldo, attento! Non vi chiamavo forse Aldo, fermi, Aldo. I giorni felici. Venite con noi, polizia. Aldo! I giorni felici sono passati. Tu mi hai tradito, perfida, e per questo devi morire. Confessa dunque il tuo peccato. Un momento d'attenzione! Un momento d'attenzione! Il fascismo è caduto! Mussolini è stato arrestato! Viva la libertà! È finita la guerra! Viva la libertà! Vai via! Lucia! Aldo! Lucia! Aldo! Lucia! Aldo! Quanto l'abbiamo aspettato questo momento! Quanto! Non sposi Lucia.
Perché me lo domandi? Lavorate insieme. Andate d'accordo. Ti è più utile di me. Ci siamo aiutati e ci vogliamo anche bene. Questo lo so. Lo so cosa succede agli uomini, a tutti. Non mi piace mica stare in giro, sai. Sto meglio qui, in casa mia. Ma oggi le cose vanno così. Presto sarà tutto finito. Il tuo è un lavoro più semplice, ma più importante, perché dura tutta la vita. Se ti dovesse succedere qualcosa, io resterei sola con due bambini che non portano neanche il tuo nome. Non è che importa tanto a me. Ma gli altri ci fanno caso. Non li ascoltare. Quando la guerra sarà finita, il mondo sarà ben diverso. Tante cose non conteranno più. Tu sarai la prima a essere rispettata. È scura l'aria, la notte cade dal Quirinale sulle contrade. La vecchia Roma dorme assopita, ma in una villa ferve la vita. Quando ecco un'ambulanza viene a Villa Savoia e dentro ammanettato ci porta il vecchio boia. Ma qui dalle sue parti dovrebbero portarlo, tanti ne troverebbe disposti a massaggiarlo. L'avete già capito, parlando sto del cavalier Benito. Il maresciallo Badoglio dichiara: la guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue province invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data. Non è il momento di abbandonarsi a dimostrazioni che non saranno tollerate. Sono vietati gli assembramenti e le riunioni in pubblico di più di tre persone. La forza pubblica ha l'ordine di disperderli inesorabilmente. Pace, 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 pace. Otone, puntate! Fermi! Le dimostrazioni e gli assembramenti sono proibiti. Pace, 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 pace. Fermi, ho detto! Fermi! Pace, pace, pace. Altro basso sparo! Fermi! Soldati, non sparate sugli operai! Prima fila in ginocchio, pronti a far fuoco! Fuoco! Cosa vuoi che ti dica? Ho dovuto fare 2 anni di Jugoslavia per capire che avevate ragione voi. Lassù ne ho viste di tutti i colori, ne ho viste. Ne ho fin sopra i capelli della guerra io. Ma quella contro i tedeschi mi va ancora bene. Mi chiamo Dante Castellucci, 3 anni di Ventotene. Mi manda a Sintoni, dai. Andiamo. C'è qui un compagno, lo manda a Sintoni. Bonsoir! C'è rimasto qualcosa per me? Siediti qua. Questo qui è così magro che è capace di avere anche il vermo solitario.
Ci mancava il francese adesso. Ah, ma che francese! Sogno di Catanzaro. Fa lo stesso. Fame, fame, fame arretrata. Ragazzi, fame da confino. Ah, ma io pago, So ricamare, cucinare, fare la contabilità, l'imbianchino, il pittore, il musico, fuoriuscito a Parigi. Sono interprete. Conosco il francese. Ce sont, c'est du maquis, c'est de... E l'inglese. It's a long way to Tipperary. E so anche un po' di russo. Da! In spagnolo poi potrei tenere un comizio. Hai fatto la Spagna? Sì, Frente de Teruel. Ma voi qui che pensate di fare? Una parola chiara ancora non ce l'hanno detta. Armi ne avete? Cominciamo ad averne. Vai, pap. Addio, figliolo. Buona fortuna. Forza, forza. Da questa parte. C'è cresciuta la famiglia, Certo che c'è una confusione. Se uno vuol dire una parola in pace, deve uscire fuori. Tu pure non ce la fai più, Ma no. Lavori troppo. Questi figli stanno esagerando. No. Siamo fortunati che ce li abbiamo qua, anche se non ci sono soldi. Il mutuo ancora da pagare. Tra poco ci troveremo in difficoltà con tutto. Ma non voglio che a casa mia si soffra la fame. Roma. Oggi al Teatro Adriano il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani ha detto: il comando supremo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni e con aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Avete visto? La casa è molto grande, nel fienile ne tengono anche 20 o 30 disbandati. Ho capito, andiamo. Italiani e tedeschi combattono per il trionfo del nazifascismo. La lotta, signori ufficiali, camerati, è al coltello! Al coltello! E questa è la lotta che dobbiamo... Perché hai spento? Quello che dovevano dire ce l'hanno detto. Adesso ci regoliamo da noi. Che volete? Chi siete? Fermati! Non cerchiamo i poveracci come te. Non siamo banditi. Stai lì dentro e non fare il furbo. Vai. Cammina. Dal 21 oggi ne hai fatte di porcherie. Adesso è chiuso. Good luck, man. Okay, then we'll see you in 5 kilometers, huh? Come on, boys. Now go and beware. Everything right? Stay all together. So, you go first and we will follow. And remember, we'll meet again in 5 kilometers. Ma non bastava quello che facevamo qui, in casa nostra. Siamo sicuri che è una cosa giusta? Ci avete pensato bene? Ci abbiamo pensato tanto, non vi preoccupate per noi. Dì un po', cosa fanno in Jugoslavia, in Francia? Vanno su in montagna a combattere, è così. Guarda che io mi fido di te. Ma state tranquilli, in montagna un uomo armato e deciso vale 50 soldati. E quando ha imparato bene, anche di più. Noi qui siamo stati utili, ma le cose devono cambiare. Per cambiarle ci vuole questa maledetta roba qui. E noi cosa dobbiamo fare? Voi siete più in pericolo di noi. State attenti. Non vi dovete esporre, qui non ci deve venire più nessuno. C'è la pena di morte. Vai, vai. Ciao, bella. Ma perché andate via? È giusto quello che fai. Sento che è giusto. Certe cose le capisco anch'io. Custodiscimi bene i figli, Verina. Che è la cosa più importante che abbiamo.
state in casa più che potete. Ciao. Stanno arrivando. Oh, bella amore, ma cosa fai su in cima? Mi piacerebbe salire su con me? Ah, sicuro. Ma non so mica se ce la fai. Allora vengo io che so fare gli scalini a due a due. Ma cosa vuoi che sia uno che fa gli scalini a due a due? Io sono abituato a uomini che per me scavalca le montagne. Ma venite avanti, ragazzi! Scelgo il più bello! Eccomi! Eccomi qua! Fermi! Senza storia! Vogliamo soltanto le armi! In riga! In riga! Spacco, sta fermo lì! Perché non li facciamo fuori tutti? No, no! Questa qui è gente che una volta finito tutto si toglierà quei costumi di dosso e andrà a lavorare, come tutti gli altri! Dai! Avanti, giù! Vieni! Faccia a terra! Faccia a terra! E tu chi sei? Mi merito di morire soltanto perché ho fatto lo sbaglio di andare con quelli. Ho capito che il fascismo è una vergogna. Salvatemi, voglio venire con voi. Voglio venire con voi, voglio... Sta bravo, che tu, se non c'eravamo noi a quest'ora, eri a Porta Inferi dove cantano gli angeli. Pagami me e poi terangeli. Voglio lottare con voi, se occorre fino alla morte. Il mio sarà un olocausto per una causa santa. E sarà... calma, calma, non ti esaltare come i fascisti. A quante balle, pensa a salvare la pelle, va, che è la cosa più importante. Tornare giù. Ma mica abbiamo scherzato qui. Per le armi non ci sono problemi. Toh, guarda. Qui ne abbiamo per altri 100. Non ce l'hanno mica regalate, sai. Insomma, voi mandateci sugli uomini e cercate di stabilire i collegamenti. Che al resto ci pensiamo noi. Ma allora che serve la direzione politica? Io sono un contadino, non sono un politico. Però una cosa l'ho imparata, che la nostra esperienza ce la facciamo qui, in montagna, giorno per giorno. Anche se sbagliamo, lasciateci sbagliare. Noi per ora ci possiamo muovere solo nella bassa perché abbiamo l'appoggio dei contadini. Ma voi stando in città come fate a sapere quello che succede qui? Che problemi ci sono? Ma voi qui siete isolati, forse fra qualche mese. Ah, è facile! Quando una cosa è buona per tutti, ma qualcuno deve cominciare. Ma poi, isolati, vedrai quanti ne verranno con noi se seguitiamo a combattere. Le ragioni di ribellarsi ce l'hanno anche loro. Siamo noi che gliele dobbiamo tirare fuori. Noi non la pensiamo così. Volete restare qui? Restateci. Ma non muovete più un dito finché non arrivano le direttive del CLN. La lotta la facciamo noi. E questa è anche la nostra direzione politica. Soldi, prendili. No, qui non ci dormite. Io non voglio grana. Forza, svelti!
Venite dentro, dai, accomodatevi qui. Tanto sono io amico del prete. Però non bestemmiate, eh? Forza, che lo so io com'è qui. Avanti. Ecco, bravo, metti a posto. Su. Ciao, Don Pasquino. Aldo, vieni. Ecco, questo è Don Pasquino. Don Pasquino Borghi, il prete che ti ho parlato. Potete rimanere qui. Una notte, due notti, quanto volete. Questa è come casa vostra. Sì, padre. Grazie, padre. No, no, aspetta. Posso pregare anche dopo. Parliamo. Ma cosa vuoi parlare? Sono stanco morto. Ma perché non possiamo parlare? Dobbiamo parlare di cose concrete. Perché non possiamo parlare di cose pratiche? Fumi? No, no. Voi siete quassù da poco, avete fatto qualche colpo di mano. Ma bisogna dare più peso alle cose, più sostanza. Bisogna attaccarli in maniera più evidente, se vogliamo dare fiducia e coraggio a quei 200-300 figli di mamma che si sono nascosti nelle cantine, nei solai. Io ho cercato di tirarli fuori. Ma cosa posso fare da solo? Secondo te come la mettiamo dopo? Dopo quando? Quando avremo finito di ammazzarci come cani e noi saremo i padroni. E cosa ne so io? No, perché le cose che dici mi stanno bene. È sta roba che porti addosso che non mi va. Intanto accontentiamoci di quello che dobbiamo fare oggi. E non è poco. Dopo si vedrà. La provvidenza mica dorme, sai. La provvidenza. Ma tu non eri cattolico? Sì, lo ero. Mica ce l'ho con quelli che ci credono ancora. È la vostra politica ufficiale che non mi va bene. Nemmeno me, sai. Quando dicevo ai miei ragazzi, qui in parrocchia, di stracciare le cartoline rosa e di non andare a farsi ammazzare come cani, di non andare a farsi ammazzare per niente. Cosa credi? Che il mio vescovo fosse contento? Sai quante scale mi hanno fatto fare? Altro che quelle del paradiso. Beh. No, non è niente. È che qualche volta mi punisco. Però poi non sto più in piedi. Sai? Cosa? Tu sei un disgraziato come me. E a te, cardinale, non ti faranno mai. Va a riposare adesso. Le mine le ho messe. Io sono pronto. Cosa fai, prete? Arriva o non arriva? Ma cos'è? Sei solo? Non si vogliono muovere. Ho parlato con tutti, uno per uno. Dicono che siete troppo pochi, che non si sentono sicuri. Now, boys, now! Fermi, no! Non si può! Shoot! Sei impazzito! Ma sì, almeno quelli del paese si sveglieranno! Basta l'ultimo! Anch'io come quelli del paese ho paura! Vai via!
Non si può, non si può più attaccare. Cosa si fa? Calma, calma. Ci sganciamo, quattro per volta. Appena i primi hanno fatto 100 metri, fanno un segnale e gli altri li superano. Va bene, puntiamo tutti verso Bismantova. Bismantova! Via, Mike Poynter! Vengono ora! Indietro il prete è uno dei cervi. Venivano giù anche i fascisti. Io mi sono nascosto per un'ora nell'acqua e non ho sentito più niente. Ma secondo me l'hanno preso. La devi consegnare a Lucia. Ricordati bene l'indirizzo. Via Roma 7, presso Canova. È importante che a Reggio sappiano dove siamo. Andate a casa, digli che stiamo bene e che siano prudenti. Questa qui, usala solo se è indispensabile. Vai, vai. Da svidania. Da svidania, ciao. Ciao. Da svidania. Aldo! Aldo! Cosa sei ancora? L'americano resta e questi altri se ne vanno. Come vogliono. Allora niente, di che evitino le strade. Stay off the roads. Che seguono sempre i pali del telegrafo. Yes, you must follow the poles. The wires. Quanti chilometri sono? 60. They are 60 kilometers. Fine. Ecco, una volta arrivati alla Spezia, vanno a quell'indirizzo di quei tuoi compagni. You go to La Spezia, to this address. Sì, che poi ci pensano loro a mandarli piano piano verso They'll help you and give you the direction to join your Allied army in the south. Good. All right? Così. Bye. Goodbye. Ciao. Thanks. Bye. Ciao. Thanks, buddy. Good luck. Non si può più continuare a discutere se i cervi hanno ragione o torto. Una cosa sola preoccupa. Che non si sa dov'è questa gente. E se c'è ancora. Al di là di ogni sentimentalismo, il fatto nuovo che si è determinato e del quale dobbiamo prendere seriamente atto è che anche qui da noi ormai, per la loro iniziativa, è cominciata la lotta in montagna, come in Piemonte, nel Veneto e in diverse altre zone. Piano, piano, sarà come dite voi, ma questa è un'iniziativa incontrollata. Esiste o no una disciplina di partito? Su, non perdiamo tempo, dobbiamo collegarci con loro. I tedeschi hanno messo in allarme tutta la zona di Cervarezza. È ora che anche i montanari incominciano a capire. Però insistiamo, facciamo in fretta. E non ci sono soli cervi. Io ho un elenco dove si può dimostrare che altri gruppi di compagni si sono spostati sull'Apennino. Ecco, leggete qua. Alla riunione di questa notte Veroni e io insisteremo al massimo perché il CLN stabilisca collegamenti immediati. D'accordo? Questa mi sembra una linea giusta. La Lucia non l'abbiamo trovata. A Reggio non si può entrare. È tutta bloccata. E a casa? Ma cosa c'è? È piena di prigionieri. Ma cosa sono? Dei pazzi, degli incoscienti? Ma lo sanno o no che quella casa lì è segnata? Ma voi? Dovevate prendere i prigionieri e portarli su? Loro vogliono mettersi in contatto, ma non si vogliono muovere da lì. Listen, we've talked it over. Can you tell him that we've talked it over? Ah, questo dice che si sono consultati. E come militari alleati, what? Hanno l'obbligo di riunirsi con tutti i soldati che ci sono. Yes. In the area? Sbandati, alleati nelle nostre zone. You understand? Yes, I understood. Okay.
Tu cosa pensi? A questo punto che facciamo qui? Ci conviene andare giù anche a noi. Andiamo giù, stiamo poche ore, stabiliamo questo maledetto contatto e poi torniamo qui. Sei bagnato fradicio. Le ultime due notti è stato proprio un inferno, sai. È più facile lavorare i campi che fare la guerra. Si è svegliato Adelmo. Vai, vai, faccio da me. Ho voglia di stare con te. Anch'io. Sto io di guardia. E io? Tanto lo so che non posso dormire. E sto lì tutte le notti con gli occhi aperti. Però che anni balordi gli tocca a questa gioventù qui. Aldo, hai sentito? Su. Su. Che c'è? C'è roba qua intorno. Vai a chiamare Gerinto e Ferdinando, piano. Servi, arrendetevi! Siete accerchiati! Arrendetevi! Non avete scampo! Facciamo! Ferdinando, hanno dato fuoco al fienile! Corri giù! Hanno dato fuoco al fienile! Gerindo, brucia! Non sparate! Fermi, fermi, basta! Usciamo fuori, attacchiamoli! No, ci consegniamo. Sentitemi bene. Quando ci interrogano, la responsabilità ce la prendiamo soltanto io e Gerindo. Tutti gli altri non sanno niente. È chiaro? Fermi! Non sparate più! Veniamo fuori! Sta tranquilla, non li lascio soli. Vado anch'io con loro. Anche tu? Sta tranquilla, sta tranquilla. Metteteli tutti contro il muro, svelti! Svelti! Presto! Portali qua, su, avanti! Fate portare un cambio! Fermi! Marci, marci, marci! I servi da una parte, gli stranieri dall'altra! Ma così no! Questo! 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 Attenta!
Presto, calma! E lo stato di ferme! La casa! La casa! Io con altri quattro compagni ci vestiamo da carabinieri e ci presentiamo al carcere col pretesto di portare un prigioniero. Appena dentro, ci buttiamo sui secondini e apriamo la cella. Abbiamo scelto la notte di Capodanno perché c'è meno sorveglianza. Qualche secondino sarà a casa, quelli che ci sono avranno senz'altro bevuto. Sì, è un piano che può funzionare. Ci vuole soltanto un po' di fegato e speriamo che non ci manchi. Abbiamo già ottenuto il colloquio, devono tenersi pronti. Ci andrà la Sarzi, lei sa come avvisarli. La Lucia? Sì. Una di voi si lascerebbe prendere dall'emozione e potrebbe rovinare tutto. È giusto. Purtroppo noi siamo gente che non sa fingere. Andrà tutto bene, mamma Cervi. Cervi, Aldo, a colloquio con tua moglie. Non è potuta venire. Avevo voglia di vederla, con i bambini. La mamma dice che non devono vederti qui dentro. Solo dopo, quando sarai libero. Hanno voluto che venissi io. Ho cose importanti da dirti, ma è difficile. Capisco. Come va il lavoro? Beh, ci arrangiamo. Ma siamo un po' sperdute senza di voi. Specialmente io. È da tanto tempo che non ci vediamo. Che brutto Natale. Ma fra 5 giorni sarà Capodanno e allora voi sarete con noi. A mezzanotte in punto io ti penserò. E anche tu pensami. E dillo anche agli altri. Digli che Yolanda, Margherita e Irmes li penseranno tutti. E anche gli amici. Ti ricordi Dante il francese? Beh, è tornato e parla sempre di te. È tornato? Sì. Sì, è come se... se fossimo tutti qui con voi. A mezzanotte in punto. A mezzanotte? Sì.
Stai sveglio, e anche gli altri. Noi stapperemo lo spumante. E a voi qui ve lo daranno lo spumante? Sì, sì. Non ti preoccupare, qui ci trattano bene. Con lo spumante o senza, noi saremo svegli. Il colloquio è finito. È vero, sai che penso? A te. Aldo. Aldo, sarai libero. Presto. Bagnolo hanno ucciso un camerata. Non più tardi di 2 ore fa. La rappresaglia deve essere immediata. 10 contro 1. Già, ma dove li piglio? Ci sono i 30 di Villa Minozza arrestati ieri. No, qui a Reggio. Ci sono 2 carceri piene. Così puoi scegliere tutti quelli che vuoi. A me ne basterebbero 7. Facciamo 8. In cella con loro c'è un certo Camurri. Cervi Gelindo. Cervi Antenore. Cervi Aldo. Cervi Ferdinando, Cervi Agostino, Cervi Ovidio, Cervi Ettore, Camurri IV, tutti fuori. Sentite, a me, perché non mi avete chiamato? Sono il capofamiglia io. Nella lista voi non ci siete. Loro vanno al processo a Parma. Ma sì, papà. Vedrai che ce la caviamo. Io non vi faccio mica illusioni. Ma anche se vi mandano in Germania, io sono contento. Voi siete forti, resisterete. Ma sì, anche se ci mandano in Germania, insegneremo ai contadini tedeschi a lavorare i campi. Cercate solo di rimanere sempre insieme. Sta tranquilla. Sta tranquilla. E poi questa guerra finirà, no? Thank you.
Ginocchio!